Ci sono giorni e ci sono volte, ecco, in cui tutte le cose sembrano fermarsi, sembrano entrare in una stasi in cui non c'è movimento, cioè ovunque tu tenti di muoverti, qualcosa, una forza più grande ti riporta esattamente su quel punto. Su quel punto nel quale ti senti appiccicato, cioè non c'è possibilità di sganciarsi, non c'è possibilità di aprire qualcosa di nuovo. Beh, quando succede così, rilassati, quando succede così, fermati, fermati e stai con questo perché qualcosa di più grande ti sta dicendo di stare qui, qualcosa di più grande ti sta dicendo, ti sta invitando ad accogliere qualcosa che ha bisogno di essere accolto. Quindi attendi, attendi e lascia che questa cosa accada. Certo, non è una cosa bella. Non puoi dire che sei felice qui, no? Non puoi dire che qui c'è gioia. Sviluppi la pazienza, sviluppi la tolleranza, la pazienza e l'attesa, la capacità di attendere. Che non è da poco, ecco, la capacità di aspettare e di lasciare che il tempo faccia il suo lavoro è un segno anche di maturità. Invece di correre in giro, invece di forzare, di spingere che le cose cambino per forza, ecco, non puoi farlo, quindi stai, stai e attendi, stai e rilassati. Lascia che i giorni passino, lascia che le ore passino, lascia che sia il tempo e il movimento lento, saggio, intelligente dell'anima a produrre un'apertura, a riaprire uno spiraglio. Ecco, e che vedrai che a un certo punto la luce ritorna nella tua anima, la luce entra di nuovo nella tua vita. Sì, certo qua ti rompi proprio le scatole. Sei lì e aspetti. E dici, ma aspetto che cosa? Perché c'è anche questo che dici, ma che cosa sto aspettando? Aiuto, salvatemi, portatemi via da qua, ti prego, portami via da questo posto. Ma nessuno ti porta via, certo. Anzi, diciamo che è Dio che ti ha messo qui, la vita ti ha messo qui, e quindi è qui il posto in cui devi imparare a stare. Sto qui. In questa stasi, in questa bara di granito. Sono qua, morto. Ah. E attendo che qualcosa si sciolga. Certo, se lo osservo dalla consapevolezza, se lo osservo da questo piano di silenzio, non esiste, potrei dire questo, però c'è, va vissuto. Ha bisogno dei suoi spazi, ha bisogno dei suoi tempi e anche proprio dei suoi spazi, che vuol dire anche concederti il tempo per stare con questa cosa, cioè non ignorare, e anche non drammatizzare, non pensare che questo sia la fine del mondo, no? O che questo sia l'inizio della tua morte o l'inizio del tuo fallimento esistenziale. Rilassati, va bene, crolleranno le case, perderai il lavoro, ti rimarrai solo, distrutto, nessuno più ti ricorderà. Ma tu sei con Dio e questa è la cosa importante, non sei mai da solo, tu sei sempre nel rapporto con questa essenza, tu sei sempre nel rapporto con questo amore infinito che sta sciogliendo e sta lavorando attraverso di te per realizzarsi. Quindi collabora con questo, aiuta questo amore infinito a trovare la sua strada, a riprendere completamente il suo posto. E il posto di questo amore è quando tu dici sì alla bellezza e alla meraviglia, alla perfezione di questo movimento, di questo amore. Certo, dal punto di vista personale, la perfezione non la vedi perché dici, ecco, adesso sono qui incastrato in questo impasse. Ma dal punto di vista più ampio, da un punto di vista più assoluto, più grande, puoi sentire questo lavorio, questo
procedere lento, sottile e profondo dell'amore, che sta lavorando nelle tue cellule, sta lavorando nei tuoi pensieri, sta lavorando nel tuo corpo fisico, nel tuo corpo sottile, sta lavorando su tutti i piani. E quindi accogli, lascialo esistere, lascia che l'amore sia l'amore e che tu sia il crogiuolo, lo strumento attraverso il quale questo amore può realizzarsi. Collabora con Dio, collabora con la vita, collabora con la verità. Jai Bhagwan.